Buonasera a tutti, ben ritrovati con questa nuova presentazione di Sottosopra. Per prima cosa vorrei ringraziare l'Ostello Bello per la gentile disponibilità. E questa sera presentiamo il libro di Giampaolo Conte, Riformare i Vinti, storia e critica delle riforme liberal-capitaliste, in presenza dell'autore e di un ospite di eccezione, Massimo Cacciari. Ringrazio entrambi i relatori per la presenza. Il saggio ha suscitato l'interesse di Sottosopra in quanto si inserisce all'interno di un filone di libri, ricordo ad esempio Operazione Austerità di Clara Mattei, che sottraggono il discorso economico a quella forzosa neutralità, diciamo che menzognera neutralità, con i quali il discorso economico viene affrontato spesso nel dibattito pubblico. Se Nell'Ottocento vittoriano, come mostra l'autore nel libro, se nell'Ottocento vittoriano, che rappresenta il principale ma non unico caso di studio del libro in questione, la giustificazione ideologica delle riforme economiche liberali era l'idea di legge naturale, quindi si imponevano certe leggi perché bisognava aderire ad un ordine considerato immutabile. Oggi sembra essersi imposta, e per oggi intendo da qualche decennio, si è imposta un'idea un po' diversa, oggi probabilmente in crisi in questo momento. L'idea è infatti che lo Stato non debba più intervenire per orientare l'economia della società, ma che piuttosto siano gli individui presi singolarmente gli unici soggetti legittimati a stabilire i propri fini. Dunque, per dirla con Margaret Thatcher, non esiste più la società ed esistono solamente gli individui. O, per usare una nota efficace immagine del grande filosofo liberale Isaiah Berlin, lo Stato è diventato un vigile urbano, cioè un ente la cui unica funzione è quella di dirimere le controversie e di limitare, di circoscrivere le collisioni tra agende individuali. Il saggio mostra come le riforme liberal-capitalistiche, lungi dall'ispirarsi a certezze politiche e dunque non passibili di discussione democratica, in realtà hanno come ispirazione dei precisi interessi di classe, in particolare gli interessi delle elite capitalistiche dei paesi egemoni. Dunque il libro sembra far proprio un insegnamento di Benedetto Croce, per il quale la storia è sempre storia contemporanea, perché, cito, è evidente che solo un interesse della vita presente ci può muovere a indagare un fatto passato, il quale dunque, in quanto si unifica con un interesse della vita presente, non risponde a un interesse passato, ma presente. E il tentativo di questa presentazione sarà proprio di dimostrare come questo libro, ripercorrendo la traiettoria del capitalismo ottocentesco, in realtà ci spiega delle dinamiche del neoliberismo contemporaneo. Allora, io per prima cosa vorrei chiedere all'autore magari di spiegare anche solo a grandi linee in cosa consiste questo riformismo e poi a Cacciari un giudizio su libro. Allora, sì, grazie dell'invito e insomma, questo libro è anche, insomma, Luca, delle tue osservazioni. E fondamentalmente, ecco, la domanda di questo libro è dare un po' una coscienza collettiva a un processo. Noi ovviamente molto spesso abbiamo bisogno di una parola, di usare un linguaggio appropriato per capire se esiste un certo tipo di problema. Senza una parola che lo identifica, forse quel problema non è. Diciamo, non siamo in grado di identificarlo come tale. E quindi lo scopo era un po' quello di coniare, diciamo, di dare, ecco, un contenuto. Ovviamente non è una parola nuova il termine riforma, vuol dire tutto e può non volere nulla, però riempirlo un po' di contenuto in riferimento, ecco, all'azione diretta del liberismo prima, quindi del liberal capitalismo prima e del neoliberal capitalismo dopo, come una sorta di, appunto, strumento funzionale a
modificare le economie non capitalistiche o semi-capitalistiche alle regole proprie, no, del liberal capitalismo. Quindi è uno strumento di coercizione non militare, ecco, ma politico, culturale, economico e anche, no, di stili di vita. Quindi va a modificare anche una forma mentis tale da appunto far sì che la società che lo subisce internalizza tutta una serie di cambiamenti, anche in maniera non cosciente, ovviamente. Ed è proprio questa la forza, cioè dietro l'idea, un'idea forte di libertà individuale, di libertà per tutti, si nascondono tutta una serie di trasformazioni a cascata che vanno però chiaramente a vantaggio, ecco, di un gruppo sociale rispetto a tutti gli altri. Quindi l'idea era anche quella di vedere dietro questo strumento di riforma quali fossero le forze sociali che più ne traggono un vantaggio. Io cercherò di enucleare 4-5 problemi generali da questo libro, che si presenta, come è stato detto, come un libro di storia economica, ma in realtà evidenzia problemi e contraddizioni che ci riguardano ancora molto molto direttamente. Di questo poi forse parleremo nel dibattito, di questi aspetti più attuali che ci interessano da vicino, da molto vicino. E ho accettato volentieri questo invito perché, dico subito, perché è un saggio critico, un saggio che contraddice appunto un po' di luoghi comuni e stereotipi del pensiero unico che ci sta tutti dominando e soffocando su tutte le questioni, e in particolare quelle che riguardano poi l'economia, la finanza, l'economia, i problemi economico-finanziari di questo tempo. E a partire dal tema, Conti dice lo stato del capitalismo. Che bestemmia, lo stato del capitalismo. Lo Stato e anzi le istituzioni statuali nel loro processo, nel loro sviluppo democratico, sono state le forze che hanno semmai contraddetto lo spirito del capitalismo. Era il perno teorico del riformismo classico. Il grande dibattito nella seconda internazionale tra i riformisti, diciamo il Bernstein debatte, tra Bernstein e la sinistra, piena di errori, quanto volete, ma insomma il perno del dibattito era esattamente questo. Cioè la sinistra socialdemocratica per Bernstein e per altri, Renner, Bernstein e tanti altri, ed erano grandi dibattiti teorici, perché erano dei politici molto colti costoro. E Bertino proprio su questa questione fondamentale, no? Voi non riconoscete, non era una questione tattica, era una questione strategica. Il superamento del marxismo all'interno di questo dibattito avviene proprio essenzialmente sulla questione dello Stato. Dice, voi marxisti, voi che volete continuare a restare fedeli a Marx, il superamento di Marx non avviene sulle palle del plusvalore, eccetera, eccetera. Avviene per motivi politici. Tu, Marx, non hai capito il ruolo dello Stato oggi. Il ruolo dello Stato oggi non è quello di essere lo Stato del capitalismo. Il ruolo dello Stato oggi, semmai, è quello di contraddire certe tendenze implicite del capitalismo, un egoismo capitalistico, tutto ed esclusivamente rivolto al profitto. Quindi una contraddizione assolutamente strategica che riguardava non questo o quest'altro aspetto della teoria economica, ma questo aspetto fondamentale. Marx, non hai una teoria dello Stato moderno. Questa è la critica di Bernstein, e in termini scientifici elevatissimi la critica di Kelsen,
forse il più grande giurista del Novecento. Kelsen. È tutto dentro a questo dibattito a cavallo della Prima Guerra Mondiale. Ed è un dibattito ricchissimo che impegna tutti i leader della socialdemocrazia, che Gramsci riprende solo parzialmente, perché in parte lo conosce, in parte no, questo dibattito, e poi vari altri motivi che appunto tengono lontano ovviamente da un confronto diretto con queste tendenze. Quindi già qui dire stato del capitalismo, stato del capitalismo. Tutta l'elaborazione anche del riformismo italiano deriva da questo Bernstein Debatte. Lo camuffano più o meno perché c'è Gramsci in mezzo e noi lo camuffano un po' da Gramsci, ma la cultura fondamentale della sinistra italiana del secondo dopoguerra è centrata su questo aspetto. Lo possiamo discutere, è giusto, è sbagliato, non lo so, ma è centrato su questo aspetto. Non c'è stato del capitalismo. È un errore teorico parlare di stato del capitalismo. Perché lo Stato democratico, e semmai, eccetera, eccetera. Quindi, primo aspetto, cosa dimostra Conti storicamente, ma io pongo la domanda, e oggi? Cosa dimostra? Che c'è stato lo Stato del capitalismo. E lo dimostra in modo, diciamo, tra virgolette, scientifico. Cioè, lo sviluppo del capitalismo nel XIX secolo non è concepibile senza un intervento dello Stato in funzione dei processi di globalizzazione e di globalizzazione egemonica del capitalismo europeo. Il capitalismo europeo non avrebbe potuto assurgere a una posizione egemonica, europeo e poi occidentale, egemonica sul piano planetario, senza una grande politica, e spiega, non sto qui a ripetere, non è, e spiega come questo è avvenuto, attraverso quali interventi è avvenuta è maturata questa egemonia che ha cambiato il mondo, come e attraverso quali interventi si sono demolite le strutture arretrate rispetto a questa tendenza. Allora parla della Cina, parla dell'impero ottomano e da una serie di documenti anche originali appunto per spiegare questa tendenza che, diciamolo subito, era assolutamente approvata da Carlo Marx. Non è che Marx dicesse che male, tirano giù l'impero ottomano, tirano giù l'impero cinese. Certo, è la civilizzazione, non è un terzo mondista Carlo Marx, è chiaro, modo di sgombrare equivoci ridicoli, no? Non era né un ambientalista né un terzo mondista, era, esaltava le forze produttive che il capitalismo scatenava, sapendo benissimo che questa esaltazione dello sviluppo delle forze produttive non era possibile, anche se non ha mai approfondito il tema, però bisogna dire Marx, no? Non era possibile senza una poderosa istituzione politica a sorreggere queste tendenze. Problema, se la storia è storia del presente, è stato del capitalismo? Beh, se noi leggiamo il libro Contropelo, come spieghiamo diversamente se non riportando alla luce questa, chiamiamola categoria, stato del capitalismo, certe tendenze anche del secondo dopoguerra e soprattutto dell'ultima generazione, dell'ultimo trentennio? Che cosa è, come avviene un processo di egemonia, cioè di omogenizzazione all'interno di determinati parametri, di determinate categorie, del pensiero economico, eccetera, eccetera, dell'azione politica? Come possiamo spiegare questi fenomeni se non ricorrendo ad un intervento politico che sostiene i processi di globalizzazione
e ristruttura, riforma a sua immagine e somiglianza le istituzioni? È finita quell'intervento poderoso che fa leva sul debito degli stati per imporre agli stati debitori determinate riforme che vanno tutte nel senso della omogeneizzazione globale del sistema? È forse finito? E la Grecia cos'è stata? E le politiche europee cosa sono sempre di più? È inevitabile questo? È destino questo? Cioè, nel processo di omogeneizzazione capitalistica del pianeta, questo è necessario? Così viene spiegato, come si trattasse di una legge di natura. A parte che anche le leggi di natura, andrebbe ricordato, non hanno nessuna inesorabilità. Tanto è vero che sono state cambiate più volte, tra l'altro. Insomma, lasciamo stare. E comunque non hanno alcuna inesorabilità in sé. Ma dobbiamo accettare queste tendenze? È inevitabile che un paese in debito debba ricorrere a questo tipo di politica, debba ricorrere, eccetera, eccetera, fino a costituzionalizzarle? Cioè, non più interventi, diciamo così, pratici, momentanei rispetto ad una situazione magari di emergenza che mi obbliga a determinate operazioni, no, vengono costituzionalizzate, come nel caso italiano, la questione del debito, no? Tu sei obbligato, ma è per costituzione, a entrare in determinati parametri, diciamo. Ebbene, questa tendenza, che naturalmente non significa che non ci sono contraddizioni, non significa che non ci sono lacerazioni politiche, non c'è un mestiere capitale, come diceva Marx, no? Non c'è il capitalismo come mestiere capitale, Madame la Terre, no? Marx prendeva in giro quelli che ragionavano in questi termini. Certo che ci sono contraddizioni intracapitalistiche e formidabili, tuttavia la tendenza è quella. E gli interventi a cui sono costretti i paesi debitori oggi somigliano molto a quelli a cui erano costretti nell'Ottocento e fino alla Prima Guerra Mondiale per, appunto, appartenere alla famiglia. Il che c'ha anche dei vantaggi, chiaramente, ma tu devi obbedire. Tu devi obbedire. Allora, la prima questione è questa: la categoria dello Stato del capitalismo e se questa categoria può avere un... Poi, naturalmente, questi processi avvengono, e questo era evidente nell'Ottocento, e oggi non lo è forse, avvengono sotto l'egida di uno Stato egemone. Se c'è lo Stato del capitalismo, ce ne sono tanti di Stati, ma perché questi processi possano essere così pervasivi, è necessario che vi sia una direzione, cioè che all'interno di che questa politica venga espressa e sia la politica guida di uno Stato egemone. Nell'Ottocento chiaramente questo era il Regno Unito, era l'impero britannico. Oggi pare, con enormi contraddizioni, che questo ruolo sia stato assunto nel secondo dopoguerra, dopo la Seconda Guerra Mondiale, questo ruolo è stato assunto sostanzialmente dagli Stati Uniti d'America, con enormi contraddizioni. Però nell'ambito occidentale questo Stato egemone sta, appunto, sta svolgendo una politica, in modo direi sempre più evidente, no? Una politica che costringe anche gli altri Stati ad adeguarsi alle sue volontà, no? Mi pare del tutto evidente. Non c'entra questa guerra l'ha reso, secondo me, evidentissimo. Se volete ne discutiamo, no? Questa guerra ha segnato, a mio avviso, la fine irreversibile di ogni autonomia politica europea. Prima forse questa speranza poteva anche essere coltivata di una perlomeno situazione dialogica tra area dell'euro, Europa, e area americana. Questa guerra, secondo me, ha posto fine irreversibilmente. Comunque, la tendenza fondamentale dello Stato egemone, che senza ombra di dubbio sono gli Stati Uniti d'America,
mi pare ricalcare quello appunto che Conti nel suo libro ci racconta sulla storia del XIX secolo e sul ruolo che ha avuto, che ha avuto il Regno Unito, la Gran Bretagna. Ci vuole lo Stato egemone perché questi processi di omogenizzazione siano davvero, assumano davvero quell'andamento così pervasivo che si è conosciuto nel XIX secolo e ancora più, a mio avviso, nel corso del secondo dopoguerra. Naturalmente rimane tutto aperta la questione, ma non è, sarebbe risibile pensare di poterla risolvere, non dico in una discussione, ma anche in 10.000 incontri e libri, se dovessimo porsi anche la questione del che fare, se e come questi processi siano reversibili. Pensiero critico si arresta lì in qualche modo, si arresta nel denunciare le ideologie sulle leggi naturali, si arresta nel denunciare le ideologie di un capitalismo che non avrebbe nulla a che fare con la dimensione politica, statuale, eccetera, eccetera, si arresta ad una critica dell'ideologia, ad una critica dell'economia politica, perché giustamente, come Conti sottolinea, insomma, è una certa scuola anche del marxismo italiano, no? Marx non scrive un testo di economia politica, scrive un testo di critica dell'economia politica, cioè mostrando come l'economia politica, sotto l'aspetto di descrivere delle leggi naturali, dello scambio, del mercato, eccetera, eccetera, svolga quella funzione egemone di una classe, il capitalismo, la borghesia, nei confronti delle altre. Funzione egemone che Marx è lungi dal demonizzare, ripeto, perché dice è così che si possono sviluppare le forze produttive e poi per lui, in termini più o meno deterministici, questo sviluppo delle forze produttive avrebbe portato a contraddizioni irrisolvibili o risolvibili soltanto per via rivoluzionaria, eccetera, eccetera, eccetera. Allora, questo è il primo grande nodo di questioni. Il secondo riguarda una questione storica, culturale, che Conti indica, ma che vale la pena, appunto, semmai en passant, riconsiderare. Cioè, quando si parla di capitalismo, di capitalista, si parla di borghesia. Interessante la questione, no? Cioè, il pensiero liberale, prendiamo in Italia Croce, avrebbe magari acconsentito al discorso di Conti dicendo sì, certo, lo Stato in quelle epoche che tu dici, in quei frangenti storici che tu esamini, è stato di capitalismo. Ma il pensiero liberale non è questo. Il pensiero liberale voleva uno Stato del capitalismo, voleva che cosa? Uno Stato borghese, dove la borghesia è, diciamo, depositaria di tante belle virtù. Mediazione, compromesso, riconoscimento dei diritti, Stato dei diritti, Stato di diritto, primato della legge, primato della legalità, eccetera, eccetera. E questi sono i valori a cui tutti devono in qualche modo riferirsi. La nostra Costituzione, da questo punto di vista, è una tipica Costituzione liberale borghese di alto profilo, perché tutta basata su questi principi. In termini progressivi, perché dice, badate, che questi principi che non vengono attualmente valorizzati, o meglio, che non vengono realizzati, lo Stato deve impegnarsi a realizzarli. Ed è implicito che questo processo di realizzazione di questi diritti comporta, che cosa? La partecipazione organizzata dei cittadini alla vita pubblica, comporta che si organizzino in partiti, eccetera, eccetera, per realizzare questi principi.
Allora, questa distinzione è fondamentale nella storia culturale europea, Tutti i grandi borghesi hanno sempre ribadito questo, da Croce in Italia a Thomas Mann in Germania. Noi non siamo capitalisti, siamo borghesi. Il grande Rathenau, no? Tanti grandi personaggi. La stessa cosa avrebbe detto Keynes, magari con più disincanto, Schumpeter. Occorre che il capitalismo assuma in sé dei valori borghesi. Sappiamo che il capitalismo di per sé, gli spiriti vitali e animali del capitalismo, insomma, possono dire, beh, gli affari li faccio anche in Cina, voglio essere brutale, intanto così ci capiamo meglio, no? Gli affari li posso fare anche in Cina. Però è un calcolo miope, direbbe il borghese, perché alla fine vedrai che in Cina non ti troverai bene, perché la tua anima borghese a un certo momento ti impedirà di lavorare decentemente in un ambiente dove ammazzano la gente e c'è la pena di morte, eccetera, eccetera. È vero? È falso? Noi veniamo da una tradizione in cui la distinzione tra capitalista e borghese, badate, anche all'interno della cultura del movimento, di quello che allora si diceva movimento operaio, non so se i giovani abbiano mai sentito questa espressione, era un elemento vitale di quella cultura, vitale di quella cultura. È sulla base di questo che si spiegano certe strategie di compromesso, eccetera, eccetera. Certe strategie che insistevano, a mio avviso anche giustamente, sulla unità. Era l'unità tra gli eredi di una tradizione, diciamo così, rivoluzionaria all'interno del movimento operaio e gli eredi di una tradizione borghese, magari al limite anche anticapitalista. Sono elementi fondamentali della storia culturale e politica del Novecento. Fondamentali. Per spiegare anche le linee politiche che si sono confrontate, le pratiche politiche che si sono confrontate. E questo sotto traccia ritorna nel libro di Conti, questa cosa qui. E Conti non prende chiara posizione su questo, no? Su queste tendenze che hanno insistito nel contraddire lo stato del capitalismo, non da un punto di vista, diciamo, di sinistra, ma da un punto di vista borghese. Oggi questa distinzione tiene? C'è una borghesia? Questa è una bella domanda. C'è una borghesia? No, a mio avviso. No. Ho scritto un saggio 15 anni fa con Derrida e altri. Cioè, la borghesia. C'è più la borghesia. Non c'è più la borghesia. Questa è la ragione, secondo me, ontologica, per cui ogni tentativo di costituire centri, inventarsi, fallisce. Perché non c'è la borghesia. Un centro politico lo puoi fare soltanto se c'è la borghesia. Se non c'è la borghesia, non puoi fare alcun centro. Ma è un problema colossale questo. Cioè, colossale anche da un punto di vista politico, perché allora cosa fai? Com'è che ti contrapponi allo stato del capitalismo? Soltanto da posizioni, diciamo così, di sinistra? Quali? Oppure è lo stesso destino che fa finire la borghesia e che fa finire il movimento operaio? Non potrebbe essere lo stesso destino? Non potrebbe essere un destino unico che fa finire borghesia e movimento operaio? Grande problema. Terza questione, teorica anche questa, di enorme rilievo, che è al centro questa invece del libro di Cole, da un punto di vista storico, di analisi storica, appunto quella del debito. Il debito, lo strumento fondamentale, ti faccio, magari agisco perché tu ti indebiti, perché nel rapporto soprattutto con i paesi, una volta si arrivano in via di sviluppo, eccetera, eccetera, c'è un'azione mirata perché ti indebiti, perché tu non riesca a sfruttare le tue risorse interne, eccetera, ti acquisti i miei prodotti e ti indebiti, e io ti faccio indebitare, fin tanto che poi decido di te, decido del tuo destino.
ti inglobo nel mio sistema senza che tu possa in alcun modo opporti. Ti faccio fallire e poi ti salvo. E poi ti salvo. Ma questo meccanismo del debito è un meccanismo che sta al cuore del sistema capitalistico in generale, a prescindere da, questo, da questi rapporti tra stati. Nel libro ho citato uno dei tanti saggi usciti sull'argomento, ma di Paolo Perulli, che è stato pubblicato anche in una collana che io dirigo, proprio sul sovrano debito. Il debito, il meccanismo del debito, è un debito, è il sovrano, ha delle nostre vite. Non regola soltanto, come Conti spiega, i rapporti tra stati e la funzione dello stato egemone, ma è un rapporto che domina e regola le nostre vite. Ed è quintessenziale al capitalismo. Non so se, non mi ricordo se Conti lo cita, ma c'è una paginetta di Walter Benjamin, che si intitola La religione del capitalismo, che è centrata su questa idea del debito. Come controlli un sistema sociale di produzione così complesso, in cui al centro vi è l'individuo, no? Perché appunto il capitalismo smantella ogni organizzazione comunitaria al suo interno, no? All'interno del capitalismo tutti noi siamo individui, ognuno di noi dispone della propria forza lavoro, ognuno di noi è un consumatore libero, indipendente, repubblicano. L'individualismo è la filosofia del capitalismo. Com'è che controlli una società fatta da individui? È abbastanza facile controllare una società dove ci sono i servi della gleba, le corporazioni artigiane, eccetera, eccetera. Le monarchie assolute funzionavano ancora con una società di questo genere. Le democrazie contemporanee, già comincia con Tocqueville il ragionamento, come faranno a funzionare le democrazie così complesse? Complesse perché? Ma complesse perché sono fatte da individui. E ci sono grandi sociologi che dicono, badate che anche Marx era individualista. Perché? Ma però diceva, l'individualismo di Marx viene fuori soltanto dopo la fine del capitalismo. No. Nella società comunista è la società perfettamente individualista, perché a ognuno dà secondo le proprie capacità e riceve secondo i propri bisogni, cioè l'individualismo perfetto. Reso possibile per Marx dallo sviluppo delle forze produttive. Le forze produttive sono giunte a un tale livello di capacità di produrre ricchezza che appunto ognuno di noi può prendere quello che vuole e dare quello che può. Perfetto. Quindi è talmente dentro la nostra forma mentis l'individualismo che io credo ha ragione molti sociologi l'hanno trovato, l'hanno indicato perfino in Marx, perfino nel comunismo, nella forma marxiana, che da questo punto di vista è completamente diversa rispetto al comunismo di una volta, il comunismo platonico, il comunismo di... No, che era tutto un comunismo comunitario, in cui non c'è l'individuo, in cui c'è il tutto interiorizzato in ognuno, ma il tutto. Il comunismo di Marx non ha nulla a che fare con le utopie comuniste dell'antichità o anche medievali o anche quelle della... durante l'epoca delle guerre di religione della riforma protestante. Allora, il debito è fondamentale perché il capitalismo tende a che ognuno di noi sia in debito. Il meccanismo per cui tutti noi siamo uguali è che tutti noi siamo debitori. Tutti noi siamo in debito o incitati ad andare in debito, a consumare indebitandoci. Quando sei in debito, sei in mano al creditore. La religione del debito, che è anche una teologico formidabile, no? Noi siamo sempre in colpa, noi siamo sempre in debito.
Noi dobbiamo passare la vita per che cosa? Per pagare questo debito. La nostra esistenza in debito, la nostra esistenza in colpa, e quindi noi dobbiamo, ahimè, sì, certo, obbedire al grande creditore e passare la nostra vita così, in questa religione, che, come dice Benjamin, non ha feste, non ha santi, non ha riti, è quotidiana, anzi, si ripete ogni istante. È una cerimonia che si ripete ogni istante. L'ansia di dover ripagare. Ripagare. Quindi questo meccanismo del debito e questa idea del debito svolge una funzione, a mio avviso, essenziale per spiegare la forma sociale del capitalismo. Al di là dei rapporti tra Stati, al di là della funzione dello Stato egemone, questo è bello, no? C'è una dimensione generale di questo concetto, assume una dimensione generale che si traduce perfettamente nel micro, che è una perfetta corrispondenza tra macrocosmo e microcosmo. Il debito è quell'idea che sintetizza macro e micro in modo perfetto. E questo è un grande tema teorico, ma anche un grande tema storico, politico, e di nuovo la domanda: e come lo rompi questo sistema? E come lo rompi questo meccanismo? E quali sono i soggetti che possono romperlo? Perché se mi pongo il problema di rompere qualcosa, devo indicare anche dove sta il martello e chi ce l'ha in mano. Esiste? Può esistere? Oppure noi siamo costretti soltanto a svolgere una funzione critica, in attesa che avvenga qualcosa, e poi, come l'uccello di Minerva, alla fine, quando è già avvenuto post festum, lo descriviamo? È probabilmente così. Ma, ripeto, questo libro, oltre alle analisi molto puntuali di storia economica, rette da questa prospettiva critica, che è fondamentale oggi recuperare, comunque avere, suscita queste grosse questioni di ordine teorico, ma anche di ordine maledettamente politico. Allora, ringrazio professor Cacciari per le stimolanti puntualizzazioni, domande e anche qui analisi critiche, no, di alcuni aspetti del volume. Io inizio poi in ordine sparso. La questione dello Stato, appunto, come ricordava il professor Cacciari, è fondamentale. Non esiste nessuna trasformazione economica che non contempli lo Stato. Ora, noi siamo davanti, parliamo insomma in maniera molto tranquilla, ecco, un po' come se fossimo riuniti insieme, in maniera molto informale. Anche la rivoluzione liberale o liberista, tra l'altro noi abbiamo questa possibilità di usare una doppia parola, qui croce a scuola, noi possiamo identificare il liberalismo economico è una cosa, il liberalismo politico è un'altra, che ad ogni modo appunto porta con sé anche dei diritti politici che si possono accettare o meno rispetto a quelli economici. Tuttavia lo Stato, anche nella rivoluzione liberale o neoliberale, ha un ruolo attivo. Non esiste un luogo senza l'intervento dello Stato, cioè lo Stato serve per costruire quel paniere di regole funzionali a permettere una certa funzionalità del mercato. Quindi quando si dice noi non vogliamo lo Stato, vogliamo più un mercato, ma chi decide quelle regole dentro il mercato? È lo Stato o, diciamo, le forze sociali che influenzano lo Stato che decidono quelle regole all'interno del mercato. Quindi non esiste, lo Stato è un elemento attivo nel processo di trasformazione, in tutti i processi di trasformazione. Ci viene presentato come un ente, come un'istituzione che dovrebbe ritirarsi, perché in qualche modo ritirandosi lo Stato come noi lo conosciamo, si ritira un elemento che può modificare la struttura del mercato. È ovvio che il mercato cerca di depoliticizzare il dibattito economico. Se io riesco a depoliticizzarlo, faccio sì che lo Stato non intervenga per modificare quel sistema di regole che permette appunto al sistema neoliberale, neoliberista, di funzionare attivamente.
che anche qui se leggiamo anche i padri classici, no, del pensiero economico, i marginalisti, poi ci rendiamo conto che lo Stato ha sempre un elemento molto attivo. Certo, la prospettiva è diversa, ne voglio di meno, ne voglio di più, ma fondamentalmente ha un ruolo funzionale. Anche i monetaristi, cioè stiamo parlando poi della scuola di Chicago, Friedman, insomma uno dei tanti, quando parlano di una moneta internazionale, ma chi pensate che regoli questa moneta internazionale? Ci vogliono delle regole. E chi decide queste regole? La stabilità. Benissimo, c'è una banca centrale, ma ci sono delle regole che vengono imposte a questa banca centrale. E quindi, no, anche qui c'è una forma di controllo indiretto, dove più diretto, dove indiretto, o chi diciamo più diretto, da parte, no, dell'autorità sovrana, che deve decidere che la moneta sta lì, ad esempio, e non si deve toccare. La moneta, come sapete, è una tecnologia sociale. Nel corso del tempo, nel corso dell'Ottocento, c'era un sistema molto stabile chiamato come il gold standard, ovviamente, quindi poca moneta che permetteva, molto forte, permetteva gli scambi. A un certo punto, dopo la crisi del 29, la facciamo in breve, si è capito che la moneta doveva essere piegata per le istanze sociali, ed ecco qui che moneta e debito vengono usati anche e soprattutto per rispondere a delle richieste sociali. Cioè posso inflazionare la moneta, cioè la rendo più debole, per aumentare l'occupazione. Posso fare spesa pubblica per andare a sopperire a un momento di crisi economica. Cioè c'è una crisi economica, il settore privato non spende benissimo, io Stato faccio debito e con quel debito sostengo la domanda. Ok, quindi posso fare spesa pubblica, cosa che dopo il 2008 non è stato assolutamente fatto. Servivano delle politiche anche qui anticicliche, cioè contro il ciclo depressivo in quel momento dell'economia, e non è stato fatto proprio perché si aderiva a un sistema di regole ben chiaro, che era di non intervento, bilancio pareggio, moneta stabile. Ma erano delle regole anche qui politiche che hanno deciso questo, e gli stati erano d'accordo a decidere questo, quindi c'era un ruolo attivo dello Stato nel decidere questo tipo di politica. Poi, insomma, un altro punto è, sono d'accordo col professor Cacciari sulla questione della borghesia, è veramente un tema interessante, proprio perché, come ricordava appunto Mann, insomma, mi ricordo le letture giovanili dei Bandenbrook, si trovano appunto questi elementi di questa civiltà borghese con i suoi valori. Ricordo anche qui, no, un saggio recentemente pubblicato dal fratello di Nanni Moretti, che insegna letteratura negli Stati Uniti, che si chiama proprio Il Borghese, in cui spiega, attraverso appunto lo studio della letteratura, come in realtà il borghese non si identifichi a pieno titolo con un certo tipo di capitalismo. E quindi diciamo che a un certo punto il grande capitale va anche qui a scollarsi, no? Da una struttura che possa in qualche modo ricalcare un interesse borghese in determinati settori. Il capitale tende a salire verso l'alto, a massimizzare l'accumulazione di capitale, e quindi anche qui a estrarre fondamentalmente valore da tutte le classi sociali, e tende sempre, no, a convergere, si diceva, verso il monopolio, cioè la scuola, insomma, britannica, insomma, degli anni 60, che fa scuola in questo. E quindi a un certo punto noi non possiamo parlare appunto di borghesia capitalistica, ma si parla, no, di una struttura, diciamo, di classe di grandi capitalisti, finanzieri, e ancora forse dobbiamo cercare un termine proprio per identificare, no, questo gruppo di grandi ricchi che in realtà hanno capacità di controllo. E qui secondo me ci viene in aiuto Fernand Braudel, che è uno dei grandi storici, no, del XIX secolo, della scuola degli Annales. Lui fa una distinzione molto molto chiara e netta del capitalismo. Dice: noi siamo qui riuniti, scambiamo le nostre merci, benissimo, e si chiama economia di mercato. Lui la intende così. Però dice: guardate che il capitalismo non è qui, non è in questo luogo. Il vero capitalismo è nei piani alti, che lui chiama il contromercato, cioè ovvero un luogo che sta talmente in alto che praticamente riesce a controllare, no, tutti quanti gli scambi. Cioè attraverso cosa? Attraverso il controllo del capitale. E anche qui ci ricolleghiamo allo Stato. Più lo Stato è legato al capitale, più ovviamente è legato alle elite che controllano il capitale.
E qui no, c'è un doppio legame. Pensate anche a tutti gli accordi che vengono fatti dal punto di vista sovranazionale, che servono in qualche modo a legare gli stati a delle regole sovranazionali, vanno a vantaggio della mobilità del capitale. Tant'è che noi abbiamo una globalizzazione per il capitale, quindi per la mobilità del capitale, ma non abbiamo una globalizzazione, non so, per il salario minimo, ovviamente, perché questo va a vantaggio di chi detiene il capitale e vuole sfruttare le debolezze o, diciamo, il costo del lavoro minore nei vari paesi proprio per no estrarre più valore. La questione appunto, poi anche qui un'ultima cosa, brevemente, insomma, qui anche Weber ci viene in aiuto, no? Che Weber, insomma, guarda anche qui al borghese, ma io penso che lo guardi in maniera molto più pura. Quindi borghese, razionalità, ma quel tipo di capitalismo predatorio è un capitalismo che è un po' all'atere, che noi troviamo solamente in un secondo momento, quando poi, no, esplode nel pieno soprattutto della rivoluzione neoliberista. La questione del debito è una questione anche qui fondamentale, nella misura in cui, come diceva il professor Cacciari, il capitalismo si regge sul debito. Ma voi pensate che dopo gli anni 70, con Reagan e la Thatcher, benissimo, lanciano un programma politico di deregolamentazione. Guardate che dicono, e i numeri gli danno ragione, l'economia sta crescendo. Bene, se poi guardiamo il PIL degli Stati Uniti, vediamo che il PIL incomincia a crescere. Ma se noi andiamo a vedere il debito privato inizia a schizzare verso l'alto. Vuol dire che quella crescita non è dovuta ad una produzione, no, di beni, come diceva Marx, DMD, no, con il profitto, quindi denaro, merce, denaro e il profitto, almeno c'è una trasformazione della merce, bensì avviene attraverso la formula marxiana DD, cioè denaro che crea altro denaro, cioè il debito che crea, no, profitto e quindi crescere, una crescita viziata. Tant'è che tutta questa economia del debito pian piano si va come un polpo a entrare in tutti i comparti della società. La crisi del 2008, e poi qui chiudo e lascio, è stata causata non solo dai mutui subprime, quindi i mutui della casa. Ovviamente le banche andavano a vendere i mutui, tanto questi mutui li prendevano, li impacchettavano e poi li vendevano come appunto dei nuovi crediti. Ma dentro quei titoli tossici c'erano le rate per comprare il televisore, le rate per la macchina, le rate per mandare i figli al college. Quindi era tutto un sistema che si reggeva sul debito, e quindi vuol dire che qualcuno doveva ripagare quel debito, e da quel debito ci facevano altro debito sopra. Poi c'erano le agenzie di rating che ovviamente davano la tripla a questi titoli, e quindi hanno iniziato, come una catena di Sant'Antonio, a entrare in circolo. E quello è un classico esempio di un'economia che non è più in grado di crescere da un punto di vista materiale e si affida al debito per cercare, no, di continuare quella crescita. Ma è una crescita viziata che serve solamente a estrarre valore dall'economia materiale, cioè dagli scambi, per aumentare i profitti di chi si trova nei piani alti. E questo, diciamo, è evidente, tant'è che ogni tanto cercano di mettere mano anche ai risparmi con allettanti proposte, no, di indebitarsi per comprare quello, per comprare quell'altro. È un modo appunto per usare il debito per estrarre valore. Lascerei spazio al pubblico per le domande, se ne avete. Non è che nel 68 non si parlasse contro la borghesia. Nel 68 si cantava contro i borghesi. Era uno dei tanti casini del 68, no? non saper distinguere borghesia da capitalismo. Mentre della borghesia possiamo parlare, per esempio, cioè identificarla nel mondo di Pannunzio? Quello era. Quindi pensieri alti di legalità, come avete detto, e di anti-monopolio, e quindi non aderenti al capitalismo. Grazie. È una storia che è finita. È una storia che è finita. Ecco, appunto. E scusi, professore, e quando ha detto che ha scritto con Derrida 15 anni fa, dove quel saggio?
È finita la borghesia? Su Einaudi, sì. È un libro allora? Un libro. Ah, un libro. Ok, grazie. Avrei io un'altra domanda. Il libro descrive la fase ascendente, possiamo dire, delle nazioni egemoni. Il libro, dicevo, descrive la fase ascendente delle nazioni egemoni e delle elite capitalistiche nazionali che a un certo punto acquisiscono tanta ricchezza e tanto potere da diventare transnazionali, cioè si svincolano addirittura dal territorio di appartenenza per seguire ovunque nel mondo solamente il rendimento del capitale. Vorrei capire come finisce, secondo voi, l'egemonia di un paese, nel senso, soprattutto oggi, che siamo di fronte a una crisi degli Stati Uniti in particolare. Mi riferisco in particolare a, faccio qualche esempio, al fatto che sia in corso una vendita di asset denominati in dollari in giro per il mondo, al fatto che il dollaro non viene più considerato una moneta di riferimento o meno rispetto al passato. In fin dei conti l'egemonia inglese è terminata con il conflitto mondiale. E quindi faccio una domanda che forse a uno storico non dovrebbe essere fatta, cioè di prevedere il futuro, come cosa succede adesso. Ok, sulla questione. Ok, bene, bene. Allora sì, appunto come hai detto tu Luca, io essendo uno storico non mi avventuro su previsioni future, però quello che bisogna dire è che siamo, come diceva il professor Cacciari prima riguardo alla guerra in Russia, siamo in una fase di rottura. Sicuramente gli Stati Uniti stanno in una fase di declino non assoluto ma relativo, no? Quel sistema, quella capacità di decidere in maniera unilaterale sta via via, no? Scemando, venendo meno. Ma qui è uno dei principi cardine anche dell'egemonia, ed è proprio la capacità di controllare il sistema monetario a livello internazionale. So che ogni tanto possono sembrare, appunto, parlare di monete e debito può sembrare abbastanza pesante, però veramente io credo che ci riguarda dal profondo le nostre vite. Il fatto che gli Stati Uniti, ad esempio, hanno una valuta di riferimento come il dollaro a livello internazionale, vuol dire che sono in grado fattivamente, no, di controllare l'offerta monetaria a livello internazionale, perché la moneta di riferimento. Gli affari finanziari si fanno fondamentalmente a New York, adesso si sta spostando al centro, ma insomma ne riparleremo. Quindi ovviamente la mia banca centrale è in grado di regolare, alzando o abbassando il tasso di sconto, l'offerta monetaria a livello internazionale. Bene, questo si legge nei libri di macroeconomia. Non è questo, diciamo, questo il tema fondamentale. Il tema fondamentale è che gli Stati Uniti fanno come la Gran Bretagna prima, attenzione, non è che la Gran Bretagna prima abbia ceduto, insomma, sulla sterlina così facilmente, ha cercato, no? Genova 22, 25 ritorna, poi dopo la crisi 29 finisce, diciamo, la sterlina, e nel 44 entrano gli Stati Uniti, accordi di Bretton Woods, entrano gli Stati Uniti con il dollaro. In sostanza, a un certo punto, i titoli, diciamo, i debiti, diciamo, gli surplus in dollari che sono presenti in Europa e in Giappone non possono più essere cambiati in oro, perché c'è, no? C'è un sistema di dollar exchange standard con l'oro, e quindi come possono essere spesi questi dollari? Fondamentalmente vanno a alimentare, no, la spesa pubblica degli Stati Uniti, perché con questi dollari non so che cosa farci, e l'unica cosa che posso fare come sistema è quindi andare a comprare i titoli di debito pubblico statunitense. Ecco perché gli Stati Uniti hanno tutto l'interesse a tenere il dollaro come valuta di scambio internazionale, perché vuol dire che gli altri paesi usano i dollari, che quando hanno un eccesso di dollari l'unica cosa che possono fare è comprare titoli in dollari pubblici, i treasury americani, quindi titoli del tesoro americano, oppure titoli privati, e sono quelli che poi hanno anche scatenato, insomma, la crisi del 2008. Quindi siamo in una fase in cui gli Stati Uniti cercano di tenere il più possibile le mani su un sistema che li tiene a galla. Se pensate che la Cina, con questo surplus commerciale enorme, compra titoli di Stato americani, quindi è legata a con mani e piedi al debito pubblico americano, e gli americani sono in grado di fare spesa pubblica, tanto c'è sempre qualcuno che compra i propri titoli perché c'è questo eccesso di dollari e non ci puoi fare altro. Ma questa è una fase che denota che cosa? Un periodo di decadenza
cioè la fase, no, come diceva Brodel, ma anche Arrighi, la fase del crepuscolo, cioè ovvero quando l'economia finanziaria cresce così tanto che a un certo punto non riesce più a tenere il passo con l'emergere di nuove forze nel campo della tecnologia, dell'economia materiale, che in un altro paese in qualche modo vogliono, sfidano la leadership del paese centrale. Certo, anche qui non possiamo non guardare ad alcuni aspetti della storia che possono anche mettere i brividi, ovvero che, come diceva Luca, il passaggio, no, arriva sempre con delle guerre, che, no, c'è sempre la potenza, ex potenza egemone, che non vuole mollare lo scettro, perché funziona così, la nuova potenza che vuole emergere e che quindi vuole affermare anche da un punto di vista militare la propria forza. Anche qui le riforme, tutto quello che gira intorno alle riforme viene effettuato non solo perché il paese egemone è più forte economicamente, ma perché lo è anche militarmente. Non, magari non interviene militarmente, ma basta la minaccia di un intervento militare. Quindi io domino il mondo e quindi domino di conseguenza anche il mercato. Probabilmente siamo in una fase di decadenza, sappiamo tutti qual è adesso la potenza che sta emergendo, ma anche qui bisogna vedere se il mondo sarà unipolare, come è stato con la Gran Bretagna e Stati Uniti, o sarà multipolare, dove più potenze cercheranno di trovare un equilibrio. Tant'è che io sinceramente, come storico, non mi permetto di azzardo, diciamo, delle previsioni future, tuttavia mi rendo conto che il paradigma di osservazione di un paese come la Cina è diverso, perché non è un paese illiberale, quindi parla una lingua che anche nella mia tradizione di studi è una lingua che forse difficilmente riesco a comprendere così in profondità. Diciamo che questa tradizione liberale è una tradizione che proviene dall'illuminismo. Io indirettamente, con la mia formazione scolastica universitaria, sono figlio dell'illuminismo e di questo paniere intellettuale, quindi probabilmente mi sfuggono alcune questioni. Però quello che noi possiamo assolutamente vedere è che siamo in una fase di decadenza e che gli Stati Uniti, attraverso, no, tutta una serie di strumenti finanziari e politici, cercano ovviamente di tirare il più possibile per evitare questa decadenza a vantaggio di un paese, un grande paese grande paese in termini di economia, che sta ormai lanciando la propria sfida a livello internazionale. È difficile capire se certi segni recenti si inseriscono in questo disegno di decadenza dell'impero, o se invece siamo magari davanti invece ad una nuova fase dello stesso. È difficile. Forse detto cinicamente, ci sarebbe da augurarsi che siamo di fronte alla seconda ipotesi, perché se siamo invece in presenza della prima e questi segni di ripresa sono soltanto tentativi dell'organismo, diciamo così, controentropici dell'organismo, la storia, le regolarità storiche insegnano che il passaggio è un passaggio violento. Gli Stati Uniti hanno ancora una egemonia, certamente dal punto di vista tecnologico, militare, che si va indebolendo, non c'è dubbio. La Cina sta investendo massicciamente nel campo della ricerca, della formazione, sta superando il gap in modo rapidissimo. Ma questo di per sé non comporterebbe rischi catastrofici. Il rischio catastrofico, naturalmente, è anche qui politico. È tornata la storia, è tornata la guerra, è tornata la storia, è tornata la politica. Il rischio catastrofico è Taiwan. Sono questioni geopolitiche. E quello è diversa la questione nei confronti della Russia. La Russia potrebbe essere anche, come già stata una volta, qui attraverso una guerra per interposta persona, ma già una volta potrebbe
potrebbe essere sconfitta di nuovo anche senza pensare a soluzioni catastrofiche. Attualmente non è una sconfitta da guerra fredda, questa volta la sconfitta verrebbe sul campo, ma attraverso l'interposta persona. Quindi è difficile capire cosa rischiamo. Quello che è certo è che gli Stati Uniti, per procedere come stanno procedendo, hanno bisogno appunto di avere un debito che è 350 volte più del prodotto interno lordo annuale. Cosa che evidentemente nessun altro paese potrebbe permettersi. Per continuare così, per continuare con spese militari che stanno aumentando a sproposito, soltanto per l'intervento in Ucraina, ad oggi sono state spese gli Stati Uniti da soli allo sveglio 50 miliardi di dollari solo in forniture militari. Però si può dire, appunto, aumentando il debito, beh, ma questo crea anche ricchezza, no? Perché? Perché stanno rinnovando tutti gli arsenali militari. Stanno dando agli ucraini i fondi e stanno rinnovando tutti gli arsenali militari, quelli pesanti, perché poi ci sono queste ideologie, no? Che adesso le guerre si vanno fuori le tecnologie, si fanno si vanno ancora con i carri armati, i Kalashnikov, le granate, i bazooka, sofisticatissimi, ma si fanno ancora quelle cose lì che massacrano un po' di persone, vanno a pezzi un po' di città. Stanno rinnovando tutto, investimenti, spese, occupazione, ricchezza, ma attraverso che cosa? Lo Stato che interviene, e come interviene? Con dei mezzi. E costringeranno anche noi, perché a questo punto gli Stati Uniti si stanno dicendo: guarda che stiamo lottando contro il nemico, e vuoi mica sottrarti, no? È una guerra che ti riguarda, e vuoi mica farti invadere da Putin, no? Europa, vuoi farti invadere da Putin? E quindi deve aumentare le spese. Basta con questa storia qui che tu stai all'ombra come guerra fredda, no? Devi investire. E infatti tutti i paesi europei stanno aumentando le spese militari, tutti. E come lo faranno? Indebitandosi. Lo faranno. Anche il nostro paese continua ad aumentare il debito. E quindi il meccanismo che abbiamo detto. Soltanto che lo Stato capitale, lo Stato Campidoglio, può farlo, e gli altri lo possono fare nella misura in cui poi si mettono tutti d'accordo sotto l'egemonia dello Stato egemone, si mettono tutti d'accordo, e allora in certi margini lo possono anche fare. No, lo potranno anche fare in certi margini, obbedendo a determinate regole che riguardano appunto il mercato, gli scambi, il costo del lavoro, e chi più ne ha più ne metta. Questa prospettiva è una prospettiva che può durare? Secondo me può durare questa prospettiva. Non so qua, ma può durare questa prospettiva al momento, senza andare a far esplodere contraddizioni geopolitiche risolvibili soltanto sul piano di un conflitto armato. Ma di nuovo, tutto il ragionamento di un libro di questo genere, appunto, che fa piazza pulita delle ideologie, appunto, per cui da una parte ci sta l'economia, le sue leggi, cioè, dall'altra parte ci sta la politica, eccetera, eccetera, e nella borsa di Amsterdam non si è mai vista una guerra, e balle di questo genere, no? Un libro di questo genere, che appunto è anche una valida, diciamo pure, critica dell'ideologia, per usare, si arresta di fronte a questa domanda. Volta questa posizione critica, si arresta di fronte a questa domanda, perché appunto non puoi dire che ci siano dei meccanismi economici, che ci siano dei valori economici, che ci siano degli indici economici che possono indurti a dire che allora lì arriverai ad una contraddizione che non è risolvibile.
non puoi affermare, motivi. Ci sono infiniti modi se c'è un'egemonia e questa egemonia comprende in sé e tiene e contiene in sé interessi diversi, interessi di diversi stati, eccetera, ci sono meccanismi di ogni genere che possono ricomporre la situazione. Naturalmente, sempre difendendo, se c'è uno stato del capitalismo, difendendo determinati interessi, no? E non lo stiamo vivendo continuamente. È molto semplice, no? Metti inflazione e determiniamo un certo momento un bel boom dell'inflazione. E se io aumento l'inflazione diminuisco il costo del debito. Molto semplice. Aumentando l'inflazione il costo del debito è difficile. Beh, bisogna che siano tutti d'accordo. Bisogna che sia uno stato egemone che regola la cosa. Che è giunto a un determinato momento e regola il processo, perché non può farlo un singolo stato. In realtà crepa. Adesso anche i meccanismi che noi avevamo nella nostra Italietta, no? Sono finiti. Noi di fronte a determinate situazioni cosa facevamo? Svalutavamo e in qualche modo questo, avendo una buona base produttiva eccetera eccetera, ci rimetteva in gioco. Adesso questi meccanismi non sono più possibili e quindi è molto più difficile trovare degli interventi che possono risolvere queste contraddizioni che prima Conte diceva. A livello nazionale è impossibile, vedi l'esempio della Grecia, per quanto piccolo, ma che è stato di monito a tutti, no? Dopodiché nessuno si è segnato di fare follie come hanno fatto in Versa, no? Quindi è molto difficile fare delle previsioni, secondo me, e dal punto di vista geopolitico e dal punto di vista delle possibilità anche di intervento economico tali da rendere indeterminata la fine del processo. Quello che è certo è che sarà un processo di crisi sempre più ravvicinate, di crisi sempre più dure per certi settori della popolazione, e per cui sognarci in questa situazione di poter affrontare problemi del welfare, problemi di disuguaglianza, no? Lo smantellamento del welfare proseguirà, no? Questi meccanismi, privatizzazioni, eccetera, eccetera, cioè tutti i processi di smantellamento del welfare, proseguiranno in tutti i paesi europei occidentali. Se non ci sono degli interventi politici extra, sono destinati a procedere, perché sono iscritti nel meccanismo che abbiamo detto. Sono perfettamente iscritti nel meccanismo. Una domanda veramente teorica, perché sul futuro non si può chiedere niente allo storico, che è un profeta con la testa voltata all'indietro, il filosofo perché era l'opera di Minerva. Ma lo Stato, a vostro avviso, proprio lo Stato moderno, perché quando si parla di Stato si parla di una cosa che non è sempre esistita, ce l'ha ancora in pancia qualche meccanismo almeno per controbilanciare? Lo ha fatto per tutto il Novecento, aveva cominciato a farlo anche nell'Ottocento. Il potere del capitale, perché a questo hanno creduto tutti, l'hanno creduto i bolscevichi, l'hanno creduto i riformisti, l'ha creduta la Social Democrazia Europea, ci possiamo mettere dentro anche i cattolici, è la stessa cosa, l'hanno creduto fino alle nuove sinistre della fine degli anni 60, o è proprio finita questa storia dello Stato moderno? Perché l'astensione di massa, che tra l'altro per esempio in paesi come gli Stati Uniti è prodotta volontariamente, il continuo rimodellamento delle contee elettorali, no? Per fare in modo che certa gente non voti, ma quella qui ancora per il momento no, è un'estensione, però ormai le proporzioni non è quasi più uno Stato rappresentativo. E dall'altra parte la piazza che stiamo vedendo, mi ricordo l'organizzazione dei Gilets Jaunes, ma i Gilets Jaunes erano un fenomeno interessantissimo, perché il problema storico per la Francia era che un conto è Parigi e un conto è la provincia. Lì si tenevano insieme, il problema è che non si può più vivere a Parigi, perché ti aumentavano la benzina o le tasse, le accise sulla benzina
motore, no? Dopo che avevano smantellato tutti quanti i servizi di prossimità. Sono cose che stanno accadendo in Spagna, in caso Israele, ancora diverso. È finita l'opzione statale di contrattare, di dire questo almeno non lo fare. Che ne so, articolo 18. Caso in cui De Benedetti rivendica di aver telefonato a Renzi dicendo togli anche quell'ultimo che contava qualche fuoco. C'è ancora qualcosa dentro lo Stato moderno? Ormai è una parola vuota. Continuiamo a girarci in bocca perché non abbiamo altro di meglio. Allora, io penso che, io ricordo una bellissima citazione di Levi, di Carlo Levi, in Cristo si è fermato ego, che dice lo Stato è la fonte di una volontà comune, quindi finché appunto c'è una comunità che si identifica con un sistema, con uno statuto, c'è possibilità, penso, di incidere e di far sì che lo Stato possa in qualche modo agire verso una direzione ben determinata. Il problema, io penso, qui sia proprio il fatto che lo Stato è stato svuotato di alcune sue capacità. Per esempio, come diceva lei, nell'Ottocento a un certo punto non è che i capitalisti gli stava a cuore il destino degli operai, voglio dire, insomma, la Gran Bretagna, le Poor Laws sono un esempio tremendo, no? di quello che succedeva. Eppure a un certo punto sono nate le prime pensioni di invalidità contro gli infortuni, tant'è sono nate nella Germania di Bismarck, in Italia ci ha pensato Crispi, eppure non sono dei governi di sinistra, sono dei governi, diciamo, abbastanza conservatori, perché a un certo punto hanno capito che non si poteva evitare di aprirsi, no, alla società, diciamo, ai nuovi gruppi sociali in ascesa, i partiti, insomma, i grandi partiti di massa che si vanno a formare, perché c'era il rischio di sovvertire l'ordine costituito. Quindi per paura di, le forze del capitale hanno iniziato a cedere, no, e quindi a dare dei diritti ai lavoratori. Nell'epoca moderna io penso che tutto quello che noi vediamo oggi, in breve, sia un po' il risultato di tutta questa politica che sarà fatta negli ultimi 30 anni, 40 anni, cioè il fatto di dire che crea una globalizzazione con tutta una serie di regole. Queste regole però vanno a togliere, no, la capacità degli stati-nazioni di incidere sulla politica economica. Quindi quando la persona che ha una propria idea, un'idea molto più umana, messianica, no, dell'economia rispetto a quella dei grandi capitalisti, va a votare e ha una sua idea di politica economica che è a favore di una ridistribuzione, a favore del welfare e qui quant'altro, si trova qualsiasi, diciamo, rappresentante politico incapace di agire fattivamente, cioè di usare gli strumenti dello Stato. Io penso sì, ci può essere anche, diciamo, incapacità di gestire lo Stato, ma io penso ci sia fattivamente un'incapacità dello Stato di avere degli strumenti per incidere in questo. Cioè la politica economica ormai non è più una cosa che lo Stato può decidere. Pensate, la moneta sta fuori, il debito ormai, no, lo controllano da Bruxelles. Pensiamo anche a tutta un'altra serie di regolamenti, WTO, tutta una serie di accordi. Quindi è ovvio che poi se io sono di andare a votare, penso, e diciamo la mia idea politica, anche di politica economica, alla fine non si può attuare perché penso che lo Stato non serva a nulla, beh, a quel punto io, no, non ho più questo desiderio, cioè forse non mi sento più parte di una comunità. È una crisi di legittimità dettata dalla mancanza o dalla possibilità di incidere, io credo, sulla politica economica. E questo è, diciamo, un aspetto. L'altro aspetto è ovviamente, no, siamo davanti a, diciamo, anche ad una nuova idea di Stato. Però io vorrei lanciare, diciamo, come si dice, il pessimismo della ragione, ma con la fiducia dell'esperienza, nella misura in cui io penso che oggi qualcosa forse sta cambiando, cioè lo Stato sta un po' tornando a, diciamo, gestire alcune questioni anche di politica economica, non in Italia, ma a livello europeo. C'è un piano di aiuti, c'è qualcosa che nell'area si vede, anche se lì ci sono dei prestiti che prevedono delle condizionalità, e torniamo alle riforme, lì prevedono delle riforme ben chiare che, diciamo, se abbiamo tempo poi ne parleremo. Però al contempo, no, c'è forse un ritorno un po'
diciamo, su alcuni aspetti del ruolo dello Stato. Pensate, no, al fatto degli aiuti anche negli Stati Uniti, nel piano di investimento di miliardi di dollari negli Stati Uniti ancora non si è visto bene, però c'è sulla carta, e questo vuol dire che lo Stato sta tornando ad avere un ruolo politico attivo. Non stiamo tornando alle politiche keynesiane ovviamente degli anni 30, però c'è un ritorno, e questo ritorno si vede anche un po' nella stampa, anche diciamo dei partiti più conservatori, che lanciano dei moniti contro questo intervento dello Stato in economia. Quindi forse qualcosa sta arrivando. Non so oggettivamente, diciamo, mi ritorno nel mio ruolo di storico, quale possa essere, diciamo, un futuro positivo per questo sistema, però forse qualcosa sta cambiando. Io, diciamo, spero in positivo, sono un ottimista generalmente. Bisogna intendersi su che cos'è, di che cosa parliamo quando parliamo di ruolo di intervento dello Stato, perché il ruolo c'è, e chiaramente tutte le cose che sono state dette indicano che c'è uno Stato che interviene. Il problema è che, per i motivi che abbiamo ricordato, interviene strutturalmente sempre meno, o ha sempre meno margini di intervento sulle politiche che forse interessano di più, perché lì intervento su politiche sociali, su politiche ridistributive efficaci, sul tutto l'insieme che si diceva una volta welfare, lì i margini di intervento si vanno riducendo drasticamente. D'altra parte, il ruolo dello Stato derivava dalla combinazione spesso virtuosa tra due fattori: un'organizzazione di massa politico-sindacale che lottava su determinati obiettivi per ottenerli, e la presenza di un capitalismo borghese. E insisto su questo perché è fondamentale capirlo. Non c'è soltanto la pressione della socialdemocrazia a spiegare determinate riforme all'inizio di questa vicenda, di questa storia, no? Non c'è soltanto questa pressione, che assume anche aspetti rivoluzionari, no? Perché all'interno della socialdemocrazia c'è un'ala che appunto voleva la rivoluzione, un'ala, diciamo, marxista, ortodossa, no? Non solo l'ala riformista. C'era questa grande pressione, che era una pressione non individuale, era una pressione di forze politiche organizzate di massa. E dall'altra parte una cultura economico-politica del capitalismo, di parte del capitalismo, che diceva: badate che a queste richieste bisogna soddisfare, perché c'è una tenuta, eccetera, eccetera. E questa borghesia capitalista aveva un fortissimo connotato nazionale. Cioè, perché tutte queste vicende avvengono su una scena dove lo Stato nazionale, lo Stato territorialmente determinato, ha ancora una funzione centrale. Oggi lo Stato territorialmente determinato non conta niente. O è un impero o lo conta un piffero. Ed è un grande problema della democrazia in generale, perché tutti i nostri discorsi di democrazia, la democrazia si è sviluppata all'interno di stati nazionali. Non c'è mai stata una democrazia globale. C'è un capitalismo globale, globalizzato. Questo è il punto. E allora il problema da chiederci è: ci può essere uno Stato? Sì, se vi sono forze politiche organizzate, se vi sono culture politiche organizzate, magari anche, chi lo sa, magari anche una cultura borghese, erede di qualcuno, che si dà un'organizzazione che seriamente riprende che cosa? I motivi per i quali operava la socialdemocrazia, operava quella borghesia capitalista, operava attivamente, cioè ritenendo che la proprietà obbliga, come c'è scritto nella Costituzione di Weimar, ritenendo che la proprietà obbliga, che io sono sì proprietario, sono sì il capitalista, ma non posso essere disinteressato a che ci sia una crescita economica
culturale, eccetera, eccetera, dei miei concittadini. Opero anche in questo senso e voglio uno Stato che operi in questo senso. Allora ci può essere anche uno Stato che interviene. Ma senza questi soggetti come fai a pensarlo? Come fai a pensarlo? E guarda caso, in questo processo degli ultimi anni, questi soggetti sono stati totalmente destrutturati. Vedete come tutto si tiene? Tutto si tiene. Cioè, non è questione che... Cioè, tendenze di fondo economico-sociali che hanno portato appunto a quella situazione economica che abbiamo descritto, ma che hanno portato insieme gli stessi processi, hanno portato alla sparizione di un soggetto politico-sindacale in grado di organizzarsi sul piano di massa per spingere in quella direzione. Quindi, quello che è certo, per dirla come avevo detto all'epoca della Seconda Internazionale, che senza organizzazione o senza partito non vai da nessuna parte in politica. E allora l'affermazione di un individualismo di massa come quello che si vuole, ma non vedete che è il progetto? Vedete che il progetto è di tenersi a casa. Ed è chiaro. Non puoi assolutamente contrastare queste tendenze. Queste tendenze sono piene di contraddizioni più sopra la testa e possono esplodere in ogni momento. C'è da augurarselo? Professore, ci vuole dire due parole, per favore, sull'Europa, la funzione dell'Europa, il prestito che fa riguardo ai discorsi che sono stati fatti, debiti, eccetera, però anche welfare forse, aiuto. Anche qui no, qui ci sono dei piani che vengono fatti, noi sappiamo per esempio del per quanto riguarda il PNRR, noi abbiamo a che fare con due tipologie, no? Fondamentalmente di aiuti. Uno sono, diciamo, prestiti a fondo perduto, e questa penso sia una cosa positiva nella misura in cui c'è un'emissione finalmente di una parvenza di debito comune. Quindi vuol dire che l'Europa garantisce questo debito che viene emesso, e seguendo appunto la massima Draghi, appunto Paul Keynes, che metteva la garanzia della banca centrale sull'euro, anche qui l'emissione del debito europeo vuol dire che nessuna o poche forze speculative possono fattivamente speculare sul debito europeo, e quindi questo ci mette un po' a riparo. Dall'altro lato c'è la questione prestiti, e la questione prestiti porta con sé alcune magagne, nella misura in cui i prestiti che dovrebbero arrivare sotto la formula del MES, cosiddetto MES, vuol dire che io ti presto dei soldi, bene, ma ti chiedo delle condizionalità. Io sono andato a vedermi sul sito, no, della Commissione Europea, e diciamo nero su bianco dice che questi prestiti verranno dati, bisogna firmare un memorandum d'intesa e bisogna ratificare un trattato di stabilità e un patto di bilancio. Ecco qua che ritorniamo, no, ai fantasmi del 2012. Sarà più mitigato? Sì. Ma è uno strumento di controllo. Io ti do questi prestiti, ma non sei pienamente sovrano di spenderli come più ritieni opportuno. Ci devono essere, no, delle direttive. Io non credo che ci sia, diciamo, dietro una strategia complottista, io voglio controllare, no, ovviamente. Però al contempo ci sono, questi prestiti vengono fatti e bisogna firmare delle clausole, quindi vuol dire a un certo punto trovarsi davanti la necessità di rispettare quello che ci viene chiesto da chi ci presta i soldi. È il solito giochetto, creditore e debitore. Io prendo i soldi, ma devo giocare alle regole, no, dei miei creditori, e quindi dovrò fare quello che mi viene chiesto. E in passato abbiamo visto che questi prestiti erano condizionati a privatizzazioni,
il sistema, no, del welfare, e questo vuol dire che c'è un settore privato che vuole sempre più mettere le mani sopra una miniera d'oro come è la sanità, come è il sistema dell'istruzione, che in realtà sono beni pubblici, io penso, che devono essere tenuti, no, e gestiti dalla collettività. Quindi questi prezzi, ora vediamo in che forma, perché magari sicuramente la forma è indicata dal 2012 al 2023, 10 anni, ma 10 anni è cambiato molto, quindi dobbiamo vedere quali sono le clausole. Però io penso che sulle politiche di prestito bisogna stare molto attenti, e questi soldi bisogna spendere almeno in investimenti produttivi. Questo è un paradigma di osservazione tipicamente capitalistico, cioè io prendo i prestiti e devo dividere tra spesa produttiva, ovvero fare degli investimenti che mi danno un ritorno in futuro, e spesa improduttiva, mancette, guerre e quant'altro. Quindi ovviamente bisogna vedere qual è, no, dove si appoggia, se spesa produttiva o improduttiva. Sicuramente qui l'Europa controllerà, perché qui c'è anche del MES, ci sono i ministri delle finanze europee, e lì ci sarà sempre la solita questione: paesi del nord che hanno una visione e paesi del sud che ne hanno un'altra. Ma la questione fondamentale è che noi siamo dentro questa macchina in cui ovviamente c'è una moneta comune, sta nascendo un debito comune, o aspettiamo una politica fiscale comune che forse ci può dare un po' di respiro, oppure in qualche modo non credo che questo sistema possa durare in eterno, nella misura in cui abbiamo visto anche dopo il 2012 una moneta così forte e un debito che non si può toccare, anche qui è un debito che non si può toccare. Nel passato, tra 1903 e 1906, l'Italia venne fatta la grande conversione della rendita, ovvero a un certo punto lo Stato si riunisce e dice: io non posso più dare il 100%, do l'80%, ma pago un interesse maggiore. I creditori hanno accettato, anche perché lo Stato è sovrano, ma hanno accettato perché così hanno un interesse, diciamo, più lungo nel corso del tempo, e poi lo Stato fa una riorganizzazione. Dopo il 2012 non si poteva parlare assolutamente di questo, e il debito è rimasto così. Guardate che nella storia solamente lo Stato della Chiesa è stato in grado di ripagare tutti i debiti. Gli Stati hanno costantemente rinegoziato il debito, conversioni o consolidamento, perché è nella prassi, e anche queste sono due, diciamo, possiamo anche due parole che sono state tolte all'estero. Non si può perché l'economia funziona in questo modo, e è stata un po' depoliticizzata l'economia. Eppure, no, se noi guardiamo a livello storico, il debito è stato costantemente rinegoziato, e quindi dobbiamo vedere quali sono le clausole in questo caso che ci vengono imposte. Spazio per un'ultimissima domanda. Ultimissima, Bob. Faccio io. Facciamo un tempo. Niente, c'è un treno che ci aspetta e quindi concludiamo qui. Mi ringrazio molto per questo interessantissimo dialogo, e a voi per la vostra presenza. Buona serata. Grazie. Niente.